7 anni, riapre Piazza San Babila, la nostra Piazza San Babila, eccola qui, con un aereo gonfiabile che ti dice che con la M4 voli alinate in 12 minuti, tutti a farsi selfie, tutti a farsi le foto, eccola qui la nostra Piazza San Babila. Vi ricordate il ragazzo di campagna, lui cerca di attraversare da lì a lì e gli chiedono 10.000 lire se non mi sbaglio. Eccola qua, dopo 7 anni riapre Piazza San Babila. Lì c'era un Burghi una volta, adesso hanno chiuso. Questo è largo Toscanini e poi c'è via l'Europa che parte da lì e praticamente va verso Missori, verso l'università. Eccola qui, l'ultimo pezzo di cantiere da chiudere che è questo e poi ci hanno ridato Piazza San Babila. A noi sambabilini, a noi di destra, ci hanno ridato Piazza San Babila con il suo aereo che ci porta a Linate in 12 minuti, la linea 4 in 12 minuti si è Linate da Piazza San Babila, interscambio con la linea rossa. Eccola qua la nostra, ah, cazzarola, hanno fatto anche la pista d'atterraggio, non ci avevo fatto caso, ma che bella. E lì c'è il famoso negozio della Lego, che bella Piazza San Babila, è tornata in mano ai milanesi dopo 7 anni di lunghi lavori. Basta, hanno chiuso il cantiere della linea 4, l'ultima metropolitana che passa per il centro, e quindi non ci sarà più cantiere. Eccola qui la nostra Piazza San Babila, giro a 360 gradi, diminuisco lo zoom ed eccola qui la nostra Piazza San Babila, Corso Vittorio Emanuele e l'aeroplano da Milano, 4 luglio 2023, putiferio, burdel, buriana, stanno inaugurando la linea 4 della metropolitana di Milano che con la linea 5 va a guarda chi c'è, Salvini, guardalo qua, guarda che andiamo a salutarlo, ciao Matteo.